Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Agosto 1910 è il giorno dell'ordinazione sacerdotale di Padre Pio. È una mattina molto calda, siamo in agosto. Dopo una notte insonne per Padre Pio, perché scrive lui, il mio cuore gli scoppiava dentro di gioia e di amore. Un'ordinazione vissuta, come ancora scrive, con tantissima commozione e pace del cuore. Padre Pio, questa gioia, questo amore, questa commozione, questa pace, non la dimenticherà mai. Quando ritornerà, soprattutto il giorno 10 agosto, festa di San Lorenzo, lui la chiamerà la sua festa, una festa di paradiso, una festa di felicità per l'ordinazione sacerdotale. Pensando al martirio di fuoco di San Lorenzo, Padre Pio ancora scrive: il giorno di San Lorenzo fu il giorno in cui trovai il mio cuore più acceso per amore di Gesù. Quindi quel giorno lì è stato veramente un fuoco di amore per Gesù. Il giorno in cui è stato il suo cuore più acceso d'amore per Gesù. E questo fuoco di amore per Gesù si rinnoverà a ogni messa, che Padre Pio preferiva chiamare, più che mistero della fede, mistero dell'amore. Come la prima messa è stato un mistero di amore, un fuoco di amore, quella dell'ordinazione sacerdotale, così sarà per ogni messa. Padre Pio quel giorno aveva 23 anni. Pressato da lui, da Padre Pio, Padre Agostino aveva chiesto alla Santa Sede la dispensa perché Padre Pio potesse essere ordinato sacerdote, e la dispensa è stata chiesta a gennaio ed è arrivata a luglio. La dispensa consisteva in questo: di poter ordinare sacerdote Padre Pio anche se non aveva finito gli studi e anche se non aveva l'età canonica, che era quella di 24 anni, mancavano alcuni mesi, aveva ancora 23 anni. E questa dispensa è stata data come atto di pietà, in considerazione della salute preoccupante di Padre Pio, una situazione veramente grave di tosse, ma soprattutto di infezione polmonare, con febbri altissime, da moribondo. Ed effettivamente
in quello stato Padre Pio sembrava un moribondo. E per questo Padre Pio è diventato sacerdote, lo scrive lui, per vivissimo desiderio che non riusciva a soffocare. Non ho altro desiderio su questa terra e morirò ben contento. Era il desiderio di morire sacerdote. Pensava proprio a questo. L'ultimo desiderio di un condannato a morte è stato esaudito, morire da sacerdote. Per grazia di Dio però noi sappiamo che non è successo così. Però questa era la situazione. Gli hanno dato la dispensa perché doveva morire e voleva, giustamente, per pietà, gli hanno dato questa dispensa per poter morire come lui desiderava, l'ultimo, unico desiderio sulla terra. E poi sarebbe morto contento, sacerdote. Ecco, e Padre Pio è stato consacrato sacerdote nella più grande umiltà. Ve la dico, Padre Pio ordinato da un vescovo ultrapensionato, 80 anni, Monsignor Paolo Schinosi, ha preso proprio il vescovo più decrepito che c'era, in una cappella del Duomo di Milano, non nel Duomo, una cappella secondaria, quella dei canonici, la cappella della preghiera dei canonici, cappella di preghiera però, gruppi di preghiera, era presente solo la mamma che era venuta a piedi da Pietrelcina fino a Benevento, si era alzata prestissimo, questa donna ha camminato tutta la notte per arrivare puntuale al mattino presto. E poi non c'era il Papa Grazio, il Papa era in Argentina a lavorare, a raccogliere qualche soldino per far studiare suo figlio e dicono che là abbia fatto festa con i suoi compagni di lavoro, sapendo che quel giorno il suo Piuccio era diventato sacerdote. Poche persone, qualche parente, il parroco di Pietrelcina e qualche amico. Quanto nascondimento, quanta umiltà. È lo stile di Dio, per la Madonna la stessa cosa, lo stesso stile. Il più grande sacerdote nella più umile ordinazione sacerdotale. Più umile di così non poteva esserci. Penso che nessun sacerdote sia stato consacrato, almeno quelli forse nei luoghi di persecuzione, dove c'è la chiesa del silenzio, magari in Cina, così allora forse lì le ordinazioni sono di questo tipo. Padre Pio è steso a terra, il vescovo invoca lo Spirito Santo, poi cantano le litanie dei santi, il vescovo gli pone le mani sul capo con la formula di consacrazione perché potesse celebrare la Santa Messa e confessare, avesse questo potere. E poi gli unge le mani, gliele fascia per un po' di tempo prima di scioglierle, prima della celebrazione della Messa, perché quella è la vera prima Messa, è la Messa dell'ordinazione. Poi si chiamerà prima Messa quella che uno va a dire nella sua parrocchia di origine, ma la prima Messa è quella lì. Padre Pio la celebrerà, tutte le Messe le celebrerà come prima, unica e ultima. Se ci pensate, è un modo di celebrare molto intenso, come fosse la prima, l'unica e l'ultima Messa, così dice. Nell'immaginetta ricorda del 50° Padre Pio scrive il suo programma sacerdotale, che non ha potuto scrivere perché non c'erano i soldi per fare l'immaginetta, era così povero. Con te Gesù, io sia per il mondo sacerdote santo, vittima perfetta. Sacerdote santo come confessore, quindi guida e medico delle anime, vittima perfetta come celebrante all'altare della Messa. Ecco allora, la Messa e la confessione sono stati i due poli della missione sacerdotale di Padre Pio, i ministeri sacerdotali principali a cui si è dedicato, donato, sacrificato e offerto tutto se stesso nella identificazione a Cristo Salvatore, per salvare e santificare delle anime e strapparle e liberarle dal regno del male e del peccato. È proprio per questo che Satana ha fatto a Padre Pio, proprio come sacerdote, una guerra spietata.
una guerra continua, diretta, e sappiamo le vessazioni di Satana e dei demoni contro Padre Pio, e anche una guerra mediata, mettendo altre persone contro Padre Pio. Satana ha fatto di tutto per ostacolare le sue messe, a iniziare da quelle nella chiesetta di Sant'Anna a Pietrelcina, poi nella chiesetta antica di San Giovanni Rotondo, e per impedire le sue confessioni a Pietrelcina come poi a San Giovanni Rotondo. E allora le messe, nei primi anni di sacerdozio passati a Pietrelcina, le sue messe erano praticamente disertate, erano evitate, perché duravano anche 4 ore. E Padre Pio non riusciva a non farle, perché era così portato in estasi che non si accorgeva del passare del tempo. Ricordo un sacerdote che addirittura nel momento del ricordo dei morti e dei vivi stava anche 1 ora a pregare per i morti e per i vivi. Chissà quante persone raccomandava il Signore. È chiaro che quelle buone donne di casa, quei poveri contadini, non potevano stare lì fermi, ascoltare questa messa tanto lunga. Gli aspettavano le fatiche della casa, casalinghe, i fatiche dei lavori, dei campi, delle stalle. Però che messe erano quelle? Forse sono state le messe che lui ha celebrato con più fervore, più partecipazione, e poi con la serenità di non dover guardare l'orologio, per dire. Poi arriveranno anche a proibirgli di fare le messe lunghe, a dargli il tempo, sono arrivati anche a questa, ed era la più grande sofferenza che lui aveva. Messe sentite, celebrate con fede viva, con passione di amore, parola per parola, lentamente, soprattutto la preghiera eucaristica, la preghiera di consacrazione. Che differenza con le nostre messe qualche volta. Adesso poi la messa è diventata parola e predica. Solo quello sembra la messa oggi, perché lì il prete è al centro dell'attenzione e dell'azione liturgica, e non è bello. Non è bello. Finito quello, tutto scorre via, veloce come una lettura, una cantilena, da finire, da recitare al più presto. Questa moda di leggere la preghiera eucaristica è diventata un sistema attuale, un modo di fare di tanti preti e qualche volta anche di tanti vescovi. Recitano con una velocità e con un'indifferenza, o leggono con enfasi, con distacco, con freddezza. Non comunicano il senso del mistero e della devozione all'Eucaristia, e la gente si allontana dalla messa perché i preti la celebrano male, soprattutto l'Eucaristia, la parte centrale. Qui si dice messa strascia, proprio buttata lì in qualche modo. Strascia vuol dire straccia, straccia. È brutto quando danno questi giudizi, vuol dire che noi non sappiamo celebrare. Invece Padre Pio attirava la messa nel suo modo di celebrarla, purché era in latino, quindi poco comprensibile alla maggioranza, per la mente, però era comprensibile dal cuore, con il cuore, quello sì. Le confessioni, per ben 4 anni a Pietrelcina Padre Pio non ha potuto confessare, e il diavolo ci mette sempre la sua parte, e ne aveva un gran desiderio, era diventato prete anche per confessare. Non aveva il permesso, non aveva l'autorizzazione del padre provinciale, di Padre Benedetto, che lo ritenevano inadatto. Pensate cosa il demonio era riuscito a fargli entrare nella testa a questi superiori. Lo ritenevano inadatto per poca istruzione. Effettivamente non aveva potuto finire gli studi perché era stato consacrato, ordinato in anticipo, ma Padre Pio era molto preparato, preparatissimo nella morale, e poi anche per la salute. Dicevano: no, se tu confessi dopo non stai male, non stai bene.
Padre Pio soffriva per questa non poter confessare, soprattutto magari a Pasqua quando c'era tutta la gente che si confessava e lui non poteva. Arrivava andava da un malato e chiedeva la soluzione e non poteva dargliela. A quei tempi era così. Dopo, con tanto supplicare, finalmente è arrivata, dopo 4 anni, l'autorizzazione. Ma poi quanti anni, Padre Pio, dalla stessa Chiesa, dal Vaticano, è stato segregato per la Santa Messa. Poteva recitarla solo da solo in convento e impedito anche nelle confessioni per 10 anni e più. Certo, poi, una volta libero nel ministero e nella buona salute, Padre Pio confessava anche 18 ore al giorno. Noi facciamo 8 ore al giorno di lavoro, pensate lui 18. Le messe di Padre Pio, le confessioni di Padre Pio erano fonte di infinite grandi grazie, conversioni e santificazioni. Ma ci sono stati momenti anche lunghi di anni in cui questo ministero sacerdotale ha vissuto l'esperienza del chicco di grano, l'abbiamo sentito nel Vangelo, chicco di grano che muore per produrre poi molto frutto. Ma quanto duro morire per Padre Pio, non poter celebrare la messa con la gente, non poter confessare. Padre Pio ha fatto l'esperienza del sacrificio di Gesù sulla croce, solo, abbandonato, bloccato, impedito in tutto, sacrificato e sofferente, vinto e sconfitto, eppure, dice Gesù, proprio nel momento della morte, quando lui è innalzato da terra, Gesù attira tutti a sé. Ha conquistato il mondo, ha vinto Satana. E così è stato anche per Padre Pio sacerdote. Più era combattuto da Satana, più era impedito e ostacolato, sempre per opera del demonio, da coloro che avrebbero dovuto invece favorire al massimo la sua missione sacerdotale, più marciva, più era crocifisso e più questa missione era efficace, più questa missione Dio la rendeva potente, fruttuosa, operosa di grazie e di miracoli. Qualche volta il Signore usa questo sistema. Il sacrificio e la rinuncia a volte sono più efficaci, più utili della missione e dell'azione. Un frate confratello di Padre Pio doveva partire per la predicazione e dice a Padre Pio, guardi cosa ho qui sul collo, questo gnocco qui. Padre, devo andare a predicare, come faccio con questa cosa? E Padre Pio gli ha detto, ho capito figlio mio, vai tranquillo. Il giorno dopo questo padre predicatore partiva tutto contento, il collo era bello, era liscio, era mobile, come se non ci fosse stato niente. Invece a Padre Pio era spuntato sul collo un grosso bubbone che spurgava sangue e pus, e lui lo teneva nascosto, l'aveva preso lui. E questo è il sacerdote. Una volta una figlia spirituale ha chiesto a Padre Pio, padre, io prego per voi, ma non saprei cosa voi desiderate. Ditemi voi cosa devo chiedere a Gesù per voi. Padre Pio ci ha pensato un attimo e poi ha risposto. Prega perché io sia sempre Gesù, solo Gesù, tutto Gesù. Questo è un programma, eh? Questo è il mistero del sacerdote Padre Pio. Sempre Gesù, solo Gesù, tutto Gesù. Alter Christus, un altro Cristo. Ipse Christus, lo stesso Cristo. Padre Pio, immagine viva trasparente di Gesù, sacerdote, in particolare sacerdote vittima, sacrificale, stigmatizzata per la redenzione, la salvezza, la conversione, sacerdote intercessore, propiziatore, operatore di grazie, di prodigi, di provvidenze e di miracoli. In ogni cosa, per ogni opera buona, per ogni persona, soprattutto i grandi peccatori, Padre Pio metteva il suo sangue. Il prezzo del suo sangue, pagando di persona il costo di sacrifici, di dolori, con malattie, persecuzioni, incomprensioni, umiliazioni, lacrime e sofferenze.
Era il 5 maggio del 1957, era stata aperta da poco la casa sollievo della sofferenza, gli ambulatori erano pieni di malati che andavano e venivano da ogni parte, medici e infermieri tutti indaffarati, premurosi, pieni di carità, come aveva insegnato Padre Pio, squadre di operai, di ingegneri, di architetti, terminavano l'ospedale, attrezzavano i reparti. Quella mattina, dopo la confessione, la figlia spirituale Cleonice dice amorevolmente a Padre Pio: «Padre, la casa sollievo è sempre più bella, è proprio l'ospedale di Gesù». E Padre Pio, con gioia e con un sorriso sulle labbra, ha risposto: «In ogni pietra di quella costruzione c'è il mio sangue». In ogni pietra il mio sangue. Non era certamente un sangue simbolico e virtuale, è un sangue vero, era un sangue reale, un sangue generoso, sofferto, patito, sudato. Il suo sangue per tutto, per tutti e per ciascuno. E poi la sua intercessione sacerdotale, la sua preghiera, in particolare a volte per i figli spirituali, ma non era solo una preghiera come diciamo noi, no? Generica, così soltanto spirituale, era anche un'opera, un'azione, era una preghiera attiva, diventava un intervento particolare, preciso, puntuale, tipico di un vero santo sacerdote di servizio, come vuole Gesù, il mio servitore, servizio operativo, sacerdote operativo. La signora Emilia Sanguinetti, che era la moglie del famoso dottore, braccio destro di Padre Pio, dottor Sanguinetti, ogni mattina andava lui, lei e il marito alla messa di Padre Pio. La loro casetta era piena di tante cose, tante stampe, tanti libri. Al piano terra c'era anche un piccolo ambulatorio dove il dottor Sanguinetti visitava gratuitamente i malati. E quando è iniziata la Santa Messa, a questa signora Emilia Sanguinetti è venuto un forte dubbio di aver lasciato aperto il rubinetto dell'acqua nel piano superiore. E ha cominciato a stare un po' in ansia, dice: ma cosa, se torno a casa, se ho lasciato veramente aperto il rubinetto, trovo tutta la casa allagata perché l'acqua viene giù dal piano fino a sotto. E cosa devo fare? Pensava: cosa faccio? Corro a casa o rimango a messa? E in quel momento ha alzato gli occhi e ha incontrato lo sguardo di Padre Pio. Allora lei mentalmente gli ha detto: io resto qui, al rubinetto pensaci tu. Al termine della messa sono corsi a casa, aprono la porta, tutto asciutto. Ma però nel momento in cui entrano in casa, il rubinetto si mette a scrosciare a tutta pressione, tutta l'acqua. Chiude il rubinetto, era rimasto aperto tutto quel tempo senza che uscisse una goccia d'acqua. E la signora Emilia aggiungeva, quando raccontava questo episodio, che al padre si poteva parlare così, si poteva chiedere anche questo, però al primo momento, diceva lei, c'era da aspettarsi una bella battuta di rimprovero. E beh, certo, gli hanno fatto fare l'idraulico durante la messa, oppure avrà mandato un angelo, comunque, insomma. Un signore è venuto da Roma, ha raccontato questa cosa a Padre Guglielmo, e gli ha detto: la volta scorsa Padre Pio, che mi vuole tanto bene, mi ha detto: rimani qualche giorno ancora con me. Lui ci teneva, Padre Pio, che restassero con lui un po'. Ma dopo 3 giorni il padre gli dice: torna a Roma, io mi sono stancato di reggere quella porta. Non ha capito che cosa voleva dire. È tornato a Roma, ha trovato la porta di casa forzata, mezza scassata, ma però i ladri non erano entrati. Si vede che era lui che teneva la porta e si è stancato. Dopo 3 giorni torna a casa perché sono stufo di reggere, di chiudere la porta a questi ladri. Vedete cosa? La preghiera di Padre Pio arrivava a queste operatività, insomma, qualcosa di meraviglioso. Bene, concludiamo. Possiamo pensare che Padre Pio sacerdote ci dice queste cose: rimani con me. Ecco, come a quello.
rimaniamo con Lui, nella preghiera, nella fede, nel sacrificio, cerchiamo di essere proprio figli spirituali Suoi, rimaniamo con Lui, sempre, magari anche come fedeltà a questa messa, può essere anche questo, un rimanere con Padre Pio. E per tante cose, per tanti problemi, noi diciamo a Lui, e mo, pensaci tu, come la Emilia, Rubinetto, pensaci tu, va bene, e sicuramente Padre Pio ci penserà.